Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Ilario, due partite ufficiali di Coppa Italia, un gol subito, quattro gol fatti, dal punto di vista difensivo decisamente un buon modo per iniziare questa stagione. Sì, sicuramente, abbiamo fatto sicuramente meglio l'ultima partita contro la Virtus Bergamo, la prima eravamo andati un po' in difficoltà, ci siamo sistemati, quindi adesso abbiamo fatto bene, cerchiamo di andare avanti così. Personalmente come ti senti? Ti abbiamo visto fare ottime cose in porta, soprattutto a Sondrio, tre parate di livello. Le uscite sappiamo essere un fondamentale sempre in costruzione. Domenica poi ha avuto anche una piccola defiance con Germani. Sì, penso sia da ex portiere, penso sia anche incommentabile, quello è stato probabilmente una disattenzione. Sì, è stata una disattenzione. Contro il Virtus Bergamo è stata completamente una disattenzione, non mi ero proprio accorto. Poi comunque a livello atletico Germani era bello pronto, ha fatto una gran corsa, vabbè, è successo, per fortuna non è successo niente, quindi a posto così si guarda avanti. Le uscite alte sì, bisogna migliorare, ci stiamo lavorando con Locatelli e in porta il parabile bisogna pararlo. E infine, sempre sulla solidità difensiva, siete un reparto che gioca con due vecchi su cinque elementi, contando anche il portiere, comunque c'è anche Belladonna, è sempre un 2000, quindi sempre un under eventualmente. Da questo punto di vista i vecchi immagino vi diano un grande aiuto, perché quella della linea difensiva è comunque un ruolo, sono comunque dei ruoli in cui il margine d'errore è limitato, ovviamente non limitato tanto quello del portiere. Sì, sicuramente, Malgrati, Carboni e Ivan Merlisala ci danno una grossa mano, anche Ivan molto spesso ci dà una mano, anche Magra, poi anche Calloni sta imparando molto, che comunque è il quarto difensivo, che è giovane come noi, e quindi sì, dai, un po' alla volta ci stanno insegnando delle cose che forse anche l'anno scorso non ero abituato a fare, quindi no, molto bene, ci stanno dando una grossa mano sicuramente. Sei passato dalla Pro Patria all'Ecco, due piazze ambiziose, una volta sei riuscito a vincere il campionato giocando almeno la metà delle partite insieme a Mangano, quest'anno sei di nuovo in una piazza che vuole salire, vedi delle affinità? Beh sì, sicuramente le squadre comunque sono tutte e due molto preparate, vedo comunque la stessa voglia in tutte e due le piazze e poi comunque qua c'è molto più la ricerca di questo obiettivo a differenza dell'anno scorso, molto di più la ricerca di questo obiettivo sicuramente. Grazie Lario, buon lavoro. Grazie anche a te. Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.